buonasera, ci troviamo a Tresigallo nella piadineria da Massimo e siamo in compagnia della figlia del titolare, la signora Jenny. Adesso Jenny ci illustrerà un attimo la vostra attività, da quanto tempo siete qui, che cosa fate e come vi trovate. Buonasera a tutti, sono Jenny Marchetti e con la mia famiglia, mio babbo e mia mamma, Massimo e Esther, gestiamo un'attività artigianale e commerciale, produciamo piade. Dalla classica a tutti i tipi di impasti. I miei genitori lo fanno da 36 anni, a Tresigallo nella nostra attività sono 19 anni che esercitiamo. Diciamo che noi ci focalizziamo soprattutto sugli impasti, come ho già detto, perché dal più digeribile al più saporito sono tutti prodotti naturali, senza una punta di conservante. Noi cerchiamo di mantenere sempre alta la qualità del prodotto e che ripaga sempre in tutte le attività. Questo è quello che secondo me è la cosa fondamentale. Noi lavoriamo a quattro mani. E la nostra politica è il cuore, la passione, le mani e il lavoro. Benissimo Jenny, quindi visto che siete qui da 19 anni ci farebbe piacere anche sapere da voi la qualità della vita che c'è in questo bellissimo paese. Diciamo che Tresignana, località Tresigallo, lo dobbiamo dire perché adesso siamo un comune unico, c'è stata la fusione il 26 maggio, quindi siamo a Tresignana, località Tresigallo, è un paese a misura d'uomo, è un paese vivibile dove comunque dal bambino all'adulto hanno la possibilità di usufruire di un sacco di servizi che sia l'amministrazione, siano tutte le associazioni, siano i commercianti, diamo la possibilità per renderlo al meglio possibile, ecco. Quindi secondo me c'è tanta positività per poter insediarsi anche all'interno del nostro comune. Benissimo, quindi se tu dovessi andare ad esempio dal sindaco e fare proposte sulla vita da migliorare in questo paese, sull'attività produttiva, imprenditoriale e artigianale, che consigli daresti al sindaco? Il sindaco lo conosco bene, quindi, e sanno benissimo le problematiche locali. È chiaro che chi si insedia qui, e credo che secondo me c'è anche la possibilità di poterlo fare, perché abbiamo proprio delle zone dove stanno anche preparando, se eventualmente qualche azienda o qualche attività nuova vuole insediarsi, la cosa migliore sarebbe cercare di agevolare dal punto di vista delle tasse, perché chiaramente anche i nuovi imprenditori, soprattutto i giovani, devono avere la possibilità di usufruire di determinati o bandi o sovvenzioni, su cui noi stiamo puntando molto, perché a Tresigallo è pieno di associazioni e anche noi commercianti stiamo cercando di agevolarlo. Quindi direi che dal punto di vista di agevolazioni Tresigallo avrebbe bisogno di un passettino in più, quel quid che aiuta magari o suggerisce alle nuove imprese di poter venire qui a Tresigallo e creare una nuova attività. Benissimo Jenny, sei stata molto esauriente e quindi ti pregherei di mandare uno slogan invitante per la città metafisica. Assolutamente sì, mi raccomando, venite a Tresigallo, un museo a cielo aperto.